2, valore assoluto di coseno di aperta tonda x più pi greco sesti, chiusa la tonda, chiuso anche il modulo, più seno di x minore di radice quadrata di 3 coseno di x. Anche questa è un esercizio tratto dal testo intitolato Matematica Blu 2.0, il volume 4 della Zanichelli, degli autori Bergamini, Trifone e Barozzi. Anche questa è una situazione con i moduli. Prima di discutere il modulo, come andrebbe fatto, andiamo a applicare la formula di addizione del coseno. Vi ricordo che il coseno di x più pi greco sesti lo possiamo scrivere, ricordo che il coseno di alfa, dove alfa è x, e beta più beta, dove beta è pi greco sesti, è cos alfa cos beta meno sen alfa sen beta. Quindi questo è un cos x coseno di pi greco sesti meno sen x seno di pi greco sesti. Vi ricordo che il seno a pi greco sesti vale un mezzo, il coseno quindi a pi greco sesti varrà radice di 3 su 2. Quindi abbiamo un radice di 3 su 2 che moltiplica cos x meno un mezzo che moltiplica sen x, che possiamo quindi scrivere in questo modo, portando fuori un mezzo, quindi raccogliendo la fattore comune, e scrivendo radice di 3 cos x meno sen x. Stavo già mettendo il modulo. Eccolo qua. Ora, il che vuol dire che il modulo, quindi due volte modulo di coseno di x più pi greco sesti, lo possiamo scrivere come due volte modulo di un mezzo che moltiplica radice di 3 cos x meno sen x. Ma il modulo di a per b in generale, ve lo ricordo, è modulo di a per modulo di b, quindi il modulo di un mezzo che moltiplica radice di 3 cos x meno sen x lo possiamo scrivere come modulo di un mezzo per il modulo di radical 3 cos x meno sen x. Ma modulo di un mezzo, quindi questo si può scrivere come due mezzi modulo di radice di 3 cos x meno sen x, ma due mezzi è uno. Quindi il testo diventa, vedete, si può semplificare un pochino più facile, diventa 2 modulo di coseno di x più pi greco sesti, lo possiamo scrivere come il valore assoluto di radice quadrata di 3 per cosen x meno sen x. Poi abbiamo più sen x, questo lo portiamo qui, scriviamo meno radice di 3 cos x minore di 0. A questo punto possiamo discutere il valore assoluto. Prima però, preventivamente, dovevamo fare questo, così, in modo da ovviamente semplificare le cose. A questo punto discutiamo il modulo di radical 3 cosin x meno sin x. Lo discutiamo magari qua. Il modulo di radice di 3 che moltiplica cos x meno sin x lo possiamo scrivere in due modi. O come radice di 3 cos x meno sin x, oppure come sin x meno radice di 3 cos x, quindi lo stesso ma col segno cambiato. Vediamo in che casi. Allora, in un caso, se il primo caso è radice di 3 cos x meno sen x maggiore o uguale di 0. Ovviamente poi radice di 3 cos x meno sen x sarà minore di 0 nell'intervallo in cui quello non è positivo. Risolviamo questa disequazione, che un'altra volta, vedete che capita spesso, una disequazione lineare in seno e coseno, mancante anche in questo caso del termine noto, che risolverei con il metodo grafico. Quindi andrei a porre cosin x uguale x e sen x come al solito uguale y. Quindi avrei radice di 3x meno y maggiore o uguale di 0 e lo andrei a intersecare con la solita equazione della circonferenza centrata in origine avente raggio unitario, quindi la circonferenza goniometrica. Quindi questo diventa, se portiamo meno y a destra, diventa radice di 3x maggiore o uguale di y, che vuol dire y minore o uguale di radice di 3 per x. Questa è una retta passante per l'origine, fatta in questo modo, e come al solito rappresentiamo la nostra circonferenza goniometrica. Queste figure dovremmo farle, non figure di figure, intendo rappresentazioni grafiche, dovremmo farle senza problemi. Ci chiedono ovviamente dov'è che è verificata la disequazione a due variabili y minore o uguale di radice di 3x, o da questa parte o in basso. Basta prendere un punto, come al solito prendo un punto 0,06, 0,005, 5 è minore di 0? Assolutamente no. E quindi ecco dove è verificata la... Il testo del Bergamini, se non mi sbaglio, lo chiama metodo del punto di prova, è citato nel testo Matematica Blu 2.0, il volume 3, metodo del punto di prova, se non ricordo male. In pratica si prende un punto, si verifica se la disequazione è verificata lì dove ho preso il punto, se non è verificata, sarà verificata altrove, quindi qua in basso.
Chi sono questi due? Beh, dov'è che la tangente vale radice di 3? Ovviamente a pi greco terzi. E quindi qui avremo un 2 pi terzi, quindi qui un 4 pi greco terzi. Attenzione che però, se la indichiamo con i radianti positivi, dovremmo scrivere, visto che noi ci muoviamo in questo verso, vedete, della freccia, la disequazione quindi di radice di 3 cos x meno sin x, tornando a cos x sin x, è maggiore o uguale a 0 quando x è compreso fra 0 e pi greco terzi, e poi quando x è compreso fra 4 pi greco terzi e 2 pi greco. Ovviamente però, se la volessimo indicare in un unico intervallo, potremmo lasciare questo come pi terzi e indicare questo come radiante negativo. Dunque questo chi è? Beh, è molto semplice. Se qui abbiamo 0 e ci muoviamo invece in verso orario, questo diventa meno pi terzi, questo diventerebbe meno 2 pi greco terzi. Quindi la soluzione di radice 3 cos x meno sin x maggiore o uguale a 0 è x compreso fra, ovviamente lo indico senza i 2kπ che poi metto alla fine, x compreso fra meno 4 pi greco terzi e 2 e pi greco terzi. Va bene? Quindi anziché indicare questo come 4 pi terzi, l'ho indicato come meno 2 pi greco terzi. Ma allora, sen x meno radice 3, allora il modulo di radice 3 cos x meno sen x varrà sen x meno radice 3 cos x quando radice 3 cos x meno sen x è negativo. Ma è negativo quindi qua, ovvero tra pi terzi è negativo tra pi greco terzi, da pi greco terzi a 4 pi greco terzi. Ovviamente. Qua ho fatto un errore, ve ne sarete accorti, perché questo è meno 2 pi greco terzi, invece ho scritto meno 4. Ripeto, questo è 4 pi greco terzi, ma se lo indico come radiante negativo è anche scrivibile come meno 2 pi greco terzi. Fatto questo, vado a questo punto a considerare, quella la chiamo con la prima disequazione, la indico con la lettera A e questa con la lettera B. Risolvo l'esequazione A e la unisco all'esequazione B, come si fanno le esequazioni con il valore assoluto. Quindi avrò che al posto del modulo ci metto il caso A, quindi il caso A è, sto risolvendo, radice di 3 cos x meno sin x più sin x meno radice di 3 cos x minore di 0, ma qui se ne va tutto. Ma allora qui che succede? Beh, qui viene che 0 minore di 0? Beh, assolutamente no, insieme vuoto. Vediamo invece B. Quindi A non abbiamo dovuto risolvere, perché c'è dovuto 0 a sinistra, non è minore di 0, è uguale a 0. Quindi 0 non è minore di 0, quindi insieme vuoto. Vediamo il caso B, dove al posto di radice 3 cos x meno sin x, il modulo ci mettiamo sin x meno radice di 3 per cos x, poi ci mettiamo più seno di x, poi ci mettiamo meno radice di 3 cos x, tutto minore di 0. Sommiamo, abbiamo quindi in definitiva un 2 volte sen x più sen x è un 2 volte sen x, meno radice di 3 cos x, meno radice di 3 cos x è un meno 2 radice di 3 cos x minore di 0. Ma se raccogliamo un 2, abbiamo che 2 moltiplica sen x meno radice di 3 cos x minore di 0. Ma dividendo per 2 entrambi i membri, in pratica il 2 si può eliminare e stiamo risolvendo la disequazione, lo scriviamo qua, sin x meno radice di 3 cos x minore di 0, perché però abbiamo già fatto. Noi abbiamo già fatta questa, perché noi abbiamo visto quando radice di 3 cos x meno sin x. Noi abbiamo visto quando radice di 3 cos x meno sin x era maggiore di 0. Maggiore di 0 in questo intervallo, no? Ma guardate un attimo. Se io scrivo questa, se io moltiplico per meno 1 entrambi i membri di questa equazione, devo ricordarmi di cambiare il verso. Ma se moltiplico per meno 1 ottengo, guardate, radice di 3 cos x meno sin x maggiore di 0, che è la disequazione però relativa alla lettera A. Quindi non verifica la lettera B, quindi questa è A. Quindi vuol dire che se x meno radice di 3 cos x è minore di 0, in questo intervallo qua, in questo periodo qua, x compreso fra meno 2 pi terzi e pi terzi, ma che è la soluzione della lettera A, ma noi stiamo facendo la B. Quindi vuol dire che la soluzione di questa equazione non è verificata in questo dominio x compreso fra pi terzi e 4 pi terzi. E quindi anche la seconda equazione
ha come soluzione insieme vuoto. Insieme vuoto, unione insieme vuoto, ci fa dire che questa disequazione non è mai verificata.